Ci siamo messi in formazione guida unita e abbiamo imbarcato un coglione, poveraccio, quanti ne abbiamo fatti. Poi cos'è che era la parola chiave? Perché poi ci ho messo sotto Harry Sparire Potter. Sparire in una nuvola di euforia. Sì, allora, è Radio Taxi, noi ci spacciamo per dei taxisti e praticamente cerchiamo di imbarcarlo dicendo di scendere, così gli inculiamo 37 euro di chiamata. E allora Paolo a un certo punto, con questa voce orribile e improbabile, ha iniziato a dire, dilla, com'è che è la frase, che è bellissima. E adesso scrocchiamo le dita e spariamo in una nuvola di euforia. Perché questo bastardo era anche arrogante. Vabbè, non mi interessa il taxi. Eh sì, allora me ne vado. Basta. Ma non sveliamo tutto prima dei 30 secondi di non velocità. Ci sono! Ma ci sono sempre, tutti i giorni, alle 15:10. Allora, sono qua. Compra anche tu il nuovo disco di Paolo Noyz. Si chiama In culo approce. Un disco meraviglioso che trovate su tutte le piattaforme digitali. Spotify. Si chiama In culo approce, il nuovo disco di Paolo Noyz. Con tutta la voce. E già che ci sei, comprati uno spazio su The Million Euro Challenge. Così ho fatto contenti tutti. Sì, minchia, però l'anno è passato, ma da mo'. Ma infatti sta arrivando un'altra cosa, ragazzi. The Second Million Euro Challenge. Adesso che abbiamo scaricato la pubblicità, possiamo sentire il blocco. Non c'era! Dai, metti il blocco, andiamo, scemo. Radio Taxi 666. Pronto? Pronto, Demis, Nishnim? Sì. Salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto che sta aspettando, se può cortesemente scendere, grazie. L'abbiamo contattato. Signora, io ho la chiamata a monitor, ho il taxista sotto che sta aspettando, mi ha chiamato più volte, dice che nessuno si è presentato. Glielo posso passare, signora, così vi accordate? Certo. Un attimo solo, Fabrizio Neschnivez, mi conferma? Sì, sì. Fabrizio, stavo dicendo che c'è un taxi qui sotto che... Pronto? Pronto, salve signore, sono il tassista, sono qua sotto. Stavo appunto dicendo alla signora che stava aspettando, sì, che ha avuto la chiamata dalla centrale, e io sono qua sotto. E qua sotto dove? E qua sotto al 53, ma lui è roba. Se io può non la vedo. Cortesemente non scendere, adesso non so che problema avete. Perché avete chiamato, io la centrale ha chiamato anche perché è 20 minuti che sto qua sotto, insomma, sì. Ma noi non abbiamo chiamato nessun taxi, non so di cosa parla e quindi io la saluto. Allora io me ne vado con le renne di Babbo Natale, me ne scompaio magicamente in una nuvola di euforia. Scompaio magicamente in una nuvola di euforia. A me non mi risulta e quindi cosa vogliamo niente fare? Allora che facciamo così? Schiocco le dita e scompaio in una nuvola magica di euforia. Come le ho detto? Signora, va bene. A me, no, va bene, no, io non ce l'ho le dita magiche che scompaiono in una nuvola di euforia. Se, cortesemente, o mi scende e mi salda al tempo che aspettate, o se no le passo alla centrale e si mette d'accordo con loro, gentilmente. Ma assolutamente, io non niente, scendo e non saldo al niente. Lei è l'imperatore del mondo che decide il destino va bene, di tutti. Insomma. Va bene, buonasera. No, va bene un paio di cazzi, metà tutto. Stronzo. Radio Taxi 666. Signor Fabrizio, qui è Radio Taxi, mi scusi, mi ha telefonato adesso l'autista dicendo che lei le ha buttato giù il telefono. Sì, perché io non ho chiamato nessun taxi. Ma signor Neschnivez, mi scusi, io qua a monitor il suo indirizzo, non è che me le invento le cose. Cioè non è che adesso schiocchiamo le dita e scompariamo in una nuvola di euforia, mi scusi, Cioè non è che adesso schiocchiamo le dita e scompariamo in una nuvola di euforia, mi scusi, È la stessa frase che ha detto il suo collega. Esatto, nel senso che non è che lei può prenotare il taxi, cambiare idea e non avvisare nessuno, perché questo povero uomo non è che ha le dita magiche. Da che numero le arriva la prenotazione del taxi? 05 a Firenze. Sì, mi scusi. Allora, non è che siamo pazzi qua che abbiamo le dita magiche e scompariamo in una nuvola di euforia. E a che ora le sarebbe arrivata questa prenotazione? La prenotazione è arrivata 30 minuti fa, l'autista è sotto da 20 e passa. Cerchiamo di capire qua la situazione. Ma noi non abbiamo fatto nessuna prenotazione. Io. Signor De Filippo, Scusi. Io sono presente anche sull'elenco telefonico, quindi non è un problema prendere l'elenco telefonico, fare una prenotazione a nome mio senza che io sappia niente. Ma chi sarebbe, mi scusi, ma chi è il pazzo che fa una roba del genere? Ma io non lo so, io non posso ricevere una telefonata. Se lei ha cambiato idea, non vuole più il taxi, dica guarda, no, non lo voglio assolutamente più. Ma che ha cambiato idea? Ma che cambia sembra idea? Anche che lei abbia una voce matura, non mi sembra uno che fa gli scherzi telefonici, quindi non capisco. No, qui sotto casa mia non c'è nessun taxi. Allora, un attimo
attimo, le ripasso il taxi così almeno cerchiamo di capire. No, ma come sono fatti, scusi, i vostri taxi? Sono bianchi, classici? Bianchi, credo sia una multipla. Taxi? Sì, esatto, esatto. Il taxi. Magari sta facendo il giro dell'isolato. Ma io sono affacciato alla finestra, numero 53, qui sotto. Non c'è nessuno. Allora, glielo passo un secondo così almeno capiamo cosa è successo, perché qua ci deve essere un problema. Mi scusi, però le ripeto, non è che noi possiamo scomparire in una nuvola. No, ma nemmeno io posso fare una prenotazione di cui non so assolutamente niente, se no è troppo facile. Scusi, Infatti. Un attimo solo, abbia pazienza un secondo, glielo passo. Io ce l'ho pazienza. Grazie. Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, Leonardo 31, sto aspettando le quattro frecce, via Nicola Pisano. Ma via Nicola Pisano non è Duignano? Sì, no, la chiamata era per via Duignano, sotto c'è un altro collega con le quattro frecce, sta aspettando, io mi sono aspettato più avanti, se no intasavo tutta la via. Se potete scendere perché c'è traffico oggi. Allora, non c'è nessun taxi, io sono affacciato alla finestra e non c'è nessun taxi. E comunque io non ho chiamato nessun taxi. Sì, scusi, abbia pazienza, a me questo non interessa, io di quello del collega non mi interessa. Io ho la chiamata per andare a Rifredi, quindi se scende andiamo, nel senso c'è traffico oggi, ci si mette anche tanto, non so se lei ha tanta fretta, però io sì, sono a fine turno. Se può venire, aspetto con le quattro frecce via Pisano. Taxi sanificato, mi raccomando, non si dimentichi la mascherina. Ma dov'è lei? Via Pisano, all'angolo, all'angolo. Buon aiuto, Pisano, all'angolo. Le quattro frecce con la multipla bianca. Cane. Se passa la carico, andiamo, mascherina, e si va a Rifredi. Ma io non ci voglio venire a Rifredi. Ma questi sono cazzi sua, scusa. Abbia pazienza. Allora lei chiama il taxi, poi non ce ne andrà più, richiama il taxi, dice no, annullo la prenotazione. Ma io non ho chiamato il taxi. Ma questi sono affari suoi, lei ha chiamato due taxi, cioè il collega mi ha fatto va avanti con la mano, là stava con le quattro frecce. Io ho girato a destra, all'angolo via Pisano, sto aspettando le quattro frecce da 15 minuti. Oh porco, e già c'è traffico. Ma all'angolo via Pisano io lo vedo, c'è un c'è una c'è la sega, vede le quattro frecce fanno pio le lucine. Allora scenda la mascherina, si ricordi. Ma lei sta scherzando, mi ripassi la centrale per cortesia. Un momento, però questo non è un centralino, si passa le telefonate così. E non è che io posso schioccarle le dita e scomparire in una nuvola d'euforia. E non è che io posso schioccarle le dita e scomparire in una nuvola d'euforia. Vuoi sapere come va a finire? Sì. Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Ci colleghiamo con la seconda parte di Radio Taxi. Andiamo, vai. Apposta. Ora, la seconda parte di... Radio Taxi 666. Allora scenda la mascherina, si ricordi. Ma lei sta scherzando, mi ripassi la centrale per cortesia. Un momento, però questo non è un centralino, si passa le telefonate così. E non è che io posso schioccarle le dita e scomparire in una nuvola d'euforia. E non è che io posso schioccarle le dita e scomparire in una nuvola d'euforia. Ma guardi che io non ho nessuna difficoltà, riaggancio il telefono e festa finita. Se mi può ripassare la centrale, festa finita, sì, lei c'ha le dita magiche. Cerchiamo di risolvere. Risolviamo. Non si riaggancia, perché sa che il che succede. Io lo so, voi altri furbi. Che fa? Allora lei tira sul prezzo col collega. Il collega spenge il tassametro e lei paga la corsa invece che a tassametro la paga a forfè. E me lo mette in culo a me. Ma vi conosco voi, è già la seconda volta che mi fate sto giochino. Io non so di cosa stia parlando. Comunque non lo sapessi. E poi si va a nero, si va a nero. E poi non ci sono i soldi per i letti degli ospedali. Porco. Vabbè, ripasso la centrale, fa culo. Bene. Porca. No. Sì, pronto? Pronto, sono sempre io. Che succede? Succede che ora è passato un altro collega che non era quello di prima. Io non so di cosa stiate parlando. Qui sotto casa mia non c'è nessun tavolo. Ma non è che c'è qualcuno in casa che ha fatto magari per sbaglio il numero? Signore mio, sono io, mia moglie e i miei figlioli. Siamo tutti qui, tre, tra l'altro chiusi in casa. Il coronavirus. Quindi abbia pazienza. Le cose di casa mia le so io. Se qualcuno si diverte a fare questo tipo di scherzi, non può essere un problema mio, ma nemmeno vostro. Se lei vuole, mi faccia finire.
prego, prego, prego. Perché io sono talmente dalla parte, diciamo, della ragione, nel senso che di questa cosa non ne so niente, che ripeto, io come riaggancio con lei, o se vuoi lo facciamo insieme, chiamo i carabinieri per fare un esposto a chi che e sia, non certo a lei, ma fare un esposto per chi ha usato le mie generalità per fare questo, e faccio una denuncia senza nessun problema, non la faccio a lei. Ragione, ma anche per noi è, capisce che è una... Ma io cosa dovrei fare? Dovrei venire giù a pagare due tassisti che non sono nemmeno qui sotto, prenotazioni che io non ne so niente, e se no... Un secondo solo, perché adesso il taxista mi sta richiamando sull'altra linea. Aspetti che provo a metterlo in linea insieme, così la risolviamo un attimo, eh? Sì. Lo vedo a monitor. Sì. Mi ricevi? Sasha. Fred, sei tu? Cioè, ho ricevuto la tele. Una richiama. No, momento! Te non la prendi la mia corsa, capito? Che cazzo vuoi? Momento, non mi rompe coglioni, vaffanculo! Io sono venuto che. No, prima gli italiani non rompe il cazzo, te la prendi la mia corsa, va bene? Siamo sotto tre tassisti, Alfredo, e quindi c'è anche quello toscano che mi fa sempre bullismo, che mi rompe i coglioni. Ma fresco delle piramidi! Sto cazzo di cammello! Quello nervoso, come stai? Che mi rompe i coglioni, che sono qua sotto per prendere a chiamata. Sì, ma quanti siete sotto? Non l'ho capito. Io vedo vedo due multiple, vedo il toscano e vedo quell'altro del meridionale. Porco, allora qua c'è un contatto. Ragazzi, tutte e tre insieme, schioccate le dita e scomparite in una nuvola di euforia. Uno, due, tre. Sai che potevamo andare avanti tutto il giorno con questo qua? Che asciugata, oh, mamma mia! È uno di quelli che ha i suoi diritti.